primo test della Europromotion Legnano Basket Night per la stagione 2015-2016 contro Bergamo. Un caldissimo sabato pomeriggio, oltre 500 tifosi si sono radunati al Pala Euro Immobiliare di Castellanza per scoprire nuovi Knights e rivedere una buona pallacanestro dopo un digiuno durato circa 4 mesi. La tripla inaugurale è di Frassinetti, ma Bergamo si porta avanti 6-12. La spinta degli USA di Legnano riporta i biancorossi in vantaggio prima della fine del quarto, che poi si chiude sul 27-23. Il ritmo è alto e ci sono anche apprezzabili spunti tecnici, con Legnano che arriva anche sul più 10 con i canestri di Packer e Raiglio. Bergamo si scuote negli ultimi due minuti del quarto e si ravvicina sul 48-42 dell'intervallo. Dopo 10 minuti di pausa, la gara ricomincia con dei ritmi più compassati, con ampie rotazioni da parte di entrambe le panchine che sperimentano quintetti e soluzioni offensive variegate. L'Europromotion rimane in vantaggio costante di 6-4 punti per tutti i 10 minuti del terzo quarto, che alla fine si chiude sul 68-66. Ultima frazione pesantemente condizionata dalla preparazione atletica di entrambe le squadre e dal caldo. I canestri sono meno frequenti e Planezio segna i punti necessari per il sorpasso ospite che si mantiene di un possesso di vantaggio fino alla sirena finale. Punteggio conclusivo 75-77 per Bergamo, che non ha schierato per infortunio Scanzi e l'ex biancorosso Tommaso Milani. Nel prossimo weekend classico torneo prestagionale a Cervia, dove i Knights giocheranno venerdì e sabato per poi rientrare domenica a Legnano in occasione della festa dello sport in Piazza Europa, in cui avverrà anche la presentazione ufficiale della squadra. Continua intanto la campagna abbonamenti presso la sede di Via Parma 77 a Legnano, dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30. Negli stessi orari, da martedì 1 settembre si apriranno anche le iscrizioni del mini basket e del micro basket.